se dovessi pentirmi ogni volta mi butterei dal fiume. Un paese senza idee. Giovanni niente, da Padova, dai. Pronto? Voto su le cose che su due o tre cose sono d'accordo con qualcuno e lo voto. Giovanni, dimmi. Pronto? Pronto, ciao. Dimmi. Volevo solo ricordare che la tanto blasonata casa editrice Feltrinelli sì? è stata fondata da un padre, Gian Giacomo Feltrinelli, che era giusto? Uno dei primi terroristi. Giusto. E allora, ed è morto piazzando una bomba sotto un giusto, traditore. Giusto, ma sì, si possono, sia morto questo non si, si sa possono, se la bomba da si possono sito. Ricordare tante vabbè, cose ma, amico mio, cioè allora nell'editoria diciamo nell'editoria non di, non di destra che poi non esiste eccetera, sì. Infatti c'è un'ipocrisia assoluta, un'ipocrisia totale in questi Gian giorni. Giacomo Feltrinelli, un grande intellettuale sì, italiano sì, con la moglie poi ha reso grande caro la casa Giovanni, editrice. Si possono quello ricordare si tante di cose altro, diciamo. Solo la moglie solo che c'è in questi giorni un'ipocrisia spaventosa, un'ipocrisia spaventosa, una piccola casa editrice fondata da un signore esatto. Che sta attraversando anche delle questioni giudiziarie, per carità, ma che è presente, ha pubblicato il libro su Salvini, dichiara di essere fascista e alcuni signori scappano dal salone del libro, ma andate lì, confrontatevi, diteli che è un coglione, ma perché dovete, cioè, dovete in qualche modo no, cacciarlo via dal salone del libro? Cosa, esatto, cioè, esatto. Lo hanno invitato, non è che non lo conoscevano, se lo hanno invitato senza conoscere la storia, anche lo score giudiziario di questa persona, hanno sbagliato quelli del salone del libro. Se adesso se ne pentono... perché non sapevano, la realtà è che non sapevano un cazzo né di questa casa editrice né di chi era alla guida di questa casa editrice né che cosa era successo in precedenza, non sapevano nulla, giustamente hanno beccato 3-4 mila euro perché di questo si tratta, 2-3 mila di affitto di quel piccolo spazio al Salone del Libro e se ne sono sbattuti se era di estrema destra, se era vicino a Hitler, se era vicino a Mussolini, se era vicino a Stalin, se era vicino a Renzi, se era vicino a Parenzo, se era vicino a Cruciani, se era vicino a Salvini, se ne fottono, hanno incassato, poi è scoppiato il casino e adesso hanno visto la fuga dei loro, diciamo, dei loro amici. Fermi tutti. Fermi.